Le sedi regionali di Medici Senza Frontiere sono un po' la nostra colonna dorsale perché riescono in qualche modo a far passare i nostri contenuti, le cose che facciamo, a raccontare appunto le nostre esperienze sul Io terreno. lavoro con Medici Senza Frontiere ormai da 10 anni, mi occupo di amministrazione nei luoghi in cui ci sono delle missioni, quindi io vado in missione con Medici Senza Frontiere. Che ci sia un gruppo a Genova è molto importante. Genova si è dimostrata nel corso di questi anni una città molto attenta, una città molto aperta. Ogni anno il SUC, Music for Peace, altre esperienze di questo tipo ci coinvolgono e ci danno la possibilità di raccontare quello che vediamo sul terreno. Mi occupo del sistema di controllo interno, di gestione, quindi assicurarsi ad esempio che i soldi siano utilizzati correttamente, siano utilizzati nel modo in cui i donatori che ci mandano i soldi avrebbero piacere di vedere i nostri soldi utilizzati. Abbiamo ricordato la situazione che sta vivendo in questo momento la Siria, gravissima, nella Ghuta orientale, e il fatto che i media siano poco attenti a questa situazione in cui circa 70 persone al giorno muoiono sotto i bombardamenti e sotto il lancio di granate e più di 300 feriti al giorno, è una situazione emblematica ed è la tipica situazione che un gruppo come quello di Genova deve saper raccontare. Deve saper coinvolgere, insomma, l'opinione pubblica. Ho lavorato soprattutto in paesi africani, però in realtà recentemente anche in Medio Oriente, ho lavorato in Iraq. La mia prossima missione sarà in Nigeria, ed è una bella cosa, secondo me, l'inaugurazione, perché mi permette di mantenere vivo il legame che gli operatori umanitari sul terreno hanno con la gente che è qui, insomma, col gruppo, con le persone che sono qui a Genova.